Marco, fa attenzione! È stata colpa di Lunetta! E ora mi ha anche rotto la Giacomobile! Vado a prendere la Gattomobile con la Super Gatto Velocità, così potremo raggiungere Lunetta! Riconoscerei questo clacson tra mille! Seguimi! E ora divertiamoci! Quell'auto appartiene a Cameron, non è la tua! Restituiscila! Prima dovete prendermi! So! Ti aiuterò io con quelle falene, Jacko! Vento da Super Gufetta! Muscolina Super Jacko! Sono qui, Lucertolina! Tu non mi prenderai mai! Jacko! Attento! Poi in soccorso! Andiamo, falene! Che è successo? Oh no! Non volevo farlo! È colpa di Lunetta! Facciamo una vera gara! Forza, Super Pigiapesti! Prendetemi! Jacko, non dovrei guidare io! Sta tranquillo, ce la posso fare! Io dico di no! Facciamo attenzione! Non sappiamo cosa ha in mente, ma non è mai niente di buono! Sappiamo che sei qui! Perché non ci fai risparmiare un po' di tempo e ti arrendi? Seguendo questa striscia di oggetti scomparsi, arriveremo dritti a Romeo! È un piano geniale! Beh, tutti i miei piani lo sono! Ma questo in modo particolare! Una volta che i super pigiamini innescheranno la trappola, il mondo sarà mio! Vieni fuori, Romeo! Bello! Uno skateboard! Ehi, ho trovato un'altra racchetta! Oh no! Sì, così! Oh, avanti! Avreste già dovuto esserci saliti sopra! Romeo! Oh, ciao! Non vi avevo notati! Stavate per caso cercando me? Sai che è così! Che cosa te ne fai dei pennelli, dei tappetini e anche dei palloni? Tutto quello che voglio! Ecco cosa! Ah, sì? Aha! Che sta succedendo? Mettimi giù! Prendere tutte quelle cose era solo un modo per attirarvi qui! Ora saprete il mio vero piano! Cometta! Oh, Romeo se n'è andato. Sono qua sopra, Pennuta. Sto volando. Con la mia fotocopiatrice di poteri ho copiato i tuoi poteri. Oh! E non sei l'unico, Romeo. Oh! Avete assorbito i poteri di Gufetta anche voi. Come? Nessuno può usare i miei poteri oltre a me. Spero tu abbia il paracadute, Romeo, perché ora verrai abbattuto! Avanti, Super Pigiamini! Alla Gattomobile! Torniamo alla piazza d'armi! I cattivi tornano sempre sulla scena del crimine! Sì, solo un cattivo poteva rubare il mio tamburo! Non posso guidare la parata senza! Ninja della notte! E il mio tamburo! Non vuole rovinare la parata! La vuole trasformare nella parata del ninja della notte! Super Pigiamini! Che bello che vi siate uniti a noi! Mini ninja! Allora, dove ero rimasto? Ah, sì!
Voi pensate di sapere come fare una parata? Sì! Ma non è così! Colori accesi e musica allegra e festosa, bleh! Vi faccio vedere io come si fa! Aia! E... stop! Per tutti i camaleonti! Ehi, ninja della notte, perché tu non sfili con noi? Già, potremmo sfilare tutti insieme! Dimenticatevelo! Questa è la mia parata, a modo mio! Non riuscirai mai a guidarci come ci guida Gatto Boy! Già! Gatto Boy, dai tu il ritmo! Sono certo che i mini ninja ti seguiranno subito! Ma senza il tamburo! E se facessi di nuovo un pasticcio? È il momento di trasformare questa parata ninja della notte in qualcosa di spettacolare! Seguite il vostro leader di parata, mini ninja! Avanti! Veloci! Dobbiamo fermarli prima che cammino le bandierine e ridipingano i carri! Ali da super gufetta! Muscoli da super geco! L'avevo detto che non ero bravo a saltare. Non è colpa tua se non sei abbastanza bravo per il mio piano. Penserò ad un altro piano molto in fretta, comunque. Vieni qui e dammi quei telecomandi, pennuta. Ora puoi riposare. Ah, giusto in tempo per aiutarmi con il mio piano geniale. Piano geniale? Oh, sì! Questo telecomando comanda una sola persona alla volta. Ma quando avrò costruito il rivoluzionario telecomando di Romeo con questi pezzi rubati e gli avrò dato maggiore potenza con una parabola satellitare, sarò in grado di comandare l'intera città in un colpo solo! Installerai una parabola sul laboratorio? No, sciocco gatto! Lo farà lui! Ma io non ho intenzione di farlo! Sì, invece! va bene, smetti di fare il soletti cagato, vai e faremo tutto quello che vuoi. Ora, amicetta e pennuta, costruite la torre per la mia parabola. Mentre voi lavorate a quella, io finirò il rivoluzionario telecomando di Romeo. Bene, io ho un piano. Romeo ha messo il telecomando nel suo zaino. Mentre io lo distraggo, voi gli strisciate dietro e lo prendete. Non male, ma con la mia idea prenderemo il telecomando grande. Voi lo distraete e io mi intrufolo dentro e glielo rubo. Forse è più sicura a modo mio. Fidati, ho visto Romeo usare i comandi della porta d'accesso prima. Potrebbe essere una trappola. Non preoccuparti, io sono il capo squadra, quindi comando io. Va bene. Romeo! Puoi aiutarmi, per favore? Che cosa c'è, pennuta? Per la torre. Che pali vanno infilate in queste basi? E quando dovrebbe essere alta? Oh, oh, un allarme! Aspetta, ho avuto un'idea. Super gatto velocità! Ops! Che sta succedendo? Cerchi di imbrogliarmi, vero? Bene, da adesso il tuo lavoro sarà più faticoso. No! Uccidate il mio capolavoro! Il resto di voi, invece, nasconda quei dipinti all'interno del museo! Che meraviglia! Che creazione! Che spettacolare esemplare! Sono il migliore artista che sia mai esistito! Quello è ciò che credo che sia! Una statua gigante del ninja della notte! Mi avvicino per una visuale migliore! Gecko mobile mimetizzazione! Favolosa! Wow. No, è orribile! Attenti! Non voglio che rompiate il mio capolavoro per errore! Come avete rotto quella statuina della bella saetta a scuola! Eh? Allora la tua statuina è stata rotta per sbaglio, gufetta! Come osate scarabocchiare la mia bellissima opera d'arte? Andate a pulirla, immediatamente! Allora, avete finito di nascondere tutte le opere d'arte al museo? Bene, presto me ne libererò per sempre! Quindi questo è il piano, nascondere tutte le opere d'arte in modo che rimanga solo la statua di se stessa. Non se posso impedirlo. Dopo quello che ha fatto alla mia statuina, rovinare la sua sarà il modo migliore per fargliela pagare. Aspetta, non avevo intenzione di rompere la tua scultura, ha detto che è stato un incidente! Prendetela, mini ninja! Gufetta, ma perché lo hai fatto? Non l'ho fatto di proposito, ma se lo è meritato. È quello che ha fatto alla mia statua. Oh, no!
quando suoneremo al concerto ti dimenticherai che tutti ti stanno guardando. Possiamo non parlarne più e concentrarci sulla missione? Va bene, tutte al gufoliante! Sembra provenire dal parco giochi. Sono una pop star! Una grande pop star! Ninja, ninja, ninja! Io sono una pop star! Ninja della notte! Oh, dei fan! Finalmente! Ridacci subito i nostri strumenti! No! Le pop star hanno bisogno di una band e alle band servono gli strumenti. Ma tu non sei una pop star! Cosa? Sta a vedere! Mini ninja! Musica! Sono senza dubbio! Una grande pop star! Sono una pop star! Vedete? La mia voce è così potente che riesce perfino a rompere gli oggetti! E tu sei fiero di questo? Sì, zampe di lucertola! Dimostra che sono il migliore cantante del mondo! Aspettate di vedere il mio grande concerto al museo! Seguitemi, Mini Ninja! Sono una pop star! Dobbiamo fermarli o distruggeranno tutti i vetri. E noi non avremo strumenti con cui suonare al concerto domani. Forza, andiamo al museo! Ninja, ninja, ninja! Non suonate troppo forte, altrimenti non mi si sente! Oh? Che sorpresa! Siete venuti a vedermi conquistare il mondo? Come se non ci avessi già provato! Non così! Ho qui tutte le mie macchine preferite per sferrare un attacco gigantesco! A meno che noi non ti fermiamo prima, Romeo! Non fermeresti tutte le mie macchine nello stesso momento! Il mio robot vi colpirà con il raggio rallentante e riempirà la vostra base di gas puzzolente! E mentre vi occuperete di quello, il Laboga congelerà i vostri veicoli! Così non avrò più super fastidiosità! Non ci riuscirai, Romeo! E non dimentichiamoci del mio treno! Con la sua super velocità distruggerà l'intera città! Poi io la ricostruirò da zero e la chiamerò Rullo di tamburi, grazie! Romeoville! Fermeremo anche quello! Ma cosa pensate di fermare prima? Il ghiaccio? Il raggio rallentante? Oppure il mio super treno? Non è una scelta facile. Esatto. Devo assicurarmi che le mie macchine funzionino alla perfezione. Adesso non vanno per via dei colpi che gli avete dato voi, super pigiapesti. Ma presto le riparerò. E poi le controllerò tutte con il rivoluzionario telecomando di Romeo. Ci vediamo, super pigiamini! Dobbiamo prendere il telecomando di Romeo prima che ripari tutte le sue macchine. E io so come fare. Possiamo usare la nuova mossa. Sì, pronta, goffetta. Mi è venuta un'idea migliore. Ricorrerò al piomba e afferra. A che serve una nuova mossa? Piomba e afferra e il cattivo è a terra. Grazie, padrone. Adoro il puzzoleggine. Basta, puzza! Lo so che ti piace! Che ne dici di rallentare un po', pennuta? Abbiamo anche questo! Non te lo permetterò! Cosa? No! È vero, Gattoboy! Io vedo loro e il ninja della notte! Sono alla nostra scuola! Bella collaborazione di Udito Gatto e Vista Gufetta! Certo, i vostri poteri sono forti, ma potrei avere un superpotere del genere anch'io! Il mio super senso da geco! Non ne avevi mai parlato prima! Allora che serve? Ecco, mi dici quando il pericolo è vicino! Io sento come un pizzicorino sulla punta della coda! Così? Con il tuo super senso da geco? Puoi sapere se il ninja della notte è vicino? Certamente! E infatti, io sapevo che era a scuola fin dall'inizio! Scommetto che il mio senso da geco ci aiuterà a prenderlo! Ehi, ninja della notte! Perché c'è la tua bandiera sul nostro quartier generale? Perché quella è la vostra base! E ora questa è la mia base! Dimostrerò al mondo intero che sono io il miglior giocatore di rubabandiera!
Contro chi giocherai? Voi tre, Pigia Masks! O io trasformerò la vostra bella scuola nella mia... Scuola per ninja della notte del ninja della notte di notte! E se vinceremo noi, invece? Non vincerete mai! Ma se per caso succedesse, lascerei la scuola! Però se perderete, resterò qui per sempre! E il vostro quartier generale sarà mio! Non esiste! Scordatelo! Ci stiamo! Il primo che porta la bandiera dell'altra squadra alla sua base, vince! Sì! Con il mio senso da Jacko vinceremo noi sicuramente! Sarà super, iper, mega, facile! Puoi contare davvero sul senso da Jacko? Potresti usare tanti altri poteri fortissimi! Ma non vanno bene per rubabandiera! Non sono il super senso da Jacko, che è perfetto! Siete pronti per rubabandiera, super perdenti? Che la sfida abbia inizio! Uno di noi deve restare qui a difendere la bandiera! Grazie alla fantastica vista gufetta sarà compito... Faremo tanti giochi, andremo in giro e sarebbe uno spasso! È assurdo! Che fate? Direi che hanno cambiato squadra! Forte! Oh, mini ninja pestiferi! Tornerò a prendere la mia biga! E per voi saranno guai! Grossi guai! Ma che carini! Uno spasso! Bene, ma prima di divertirci tutti, dobbiamo mettere la biga al sicuro. È pesante. Beh, io posso sempre usare i miei muscoli da Super Jacko. Aspetta! Eh? Sarà più divertente se lo faranno i mini ninja. Però voglio chiamarli gufettini. Voi che ne dite, gufettini? Vogliono portarmi in giro? Andiamo, gufettini miei! Forza! Fare il capo è uno spasso! Sì, sembra divertente, ma così non completiamo la missione! Oh, prima il capo vuole divertirsi un po'! Sempre dritti, gufettini miei! Gufetta! Il ninja della notte tornerà presto! Ok... Gufettini al museo! Gufettini! Fermi! Fermi, ve lo ordino! Oh, scusate! Sono stata sgarbata! Andiamo! Il ninja della notte tornerà fra poco! Nascondiamo la biga dorata in un posto sicuro! Dietro quelle casse! Fermi! Prima voglio divertirmi un po'! Gufettini, marciate! Così! Sulla, attenti per il capo! Così non va bene! Riprovate! Gufettini, sono il vostro capo! Dovete mettervi sulla, attenti! Uno, due, tre, via! No! Fermo! Non volevo mandarvi... Cos'è questa puzza tremenda? La puzza del formaggio lo costringerà sicuramente a uscire dal museo. Lo spero proprio! Io non riesco a sopportarla nemmeno da quassù! Non ce la faccio! Mi serve un po' d'aria! Romeo è all'esterno! Jacko, no, aspetta! Questa volta ti prendo, Romeo! Cosa? Credo proprio di no! Il meteo di questa notte prevede... Puzza! Spray super iperpuzzone! Jacko, va tutto bene? E ora è il momento della super super puzza! Jacko, ogni problema può essere risolto. Ma correre dietro a Romeo non funziona. Sì, dobbiamo riuscire a tenerlo fuori dal museo così possiamo entrare e prendere il mega cubo del male prima che lo completi. Ormai è troppo tardi, pigia puzzolenti. Ho già finito il mio mega cubo del male. Ta-da! Oh oh! Tutto questo per una bandierina? Beh, non mi sembra così malvagio. Ha saltato la parte migliore! Sì! Oh!
città. Vuoi dire a Romeopolis? Per fortuna Romeo non ha ancora scoperto come bloccare le porte. Andiamo! Allora, adesso io vado alla Gattomobile e aziono l'allarme. E mentre Romeo prova a disattivarlo, noi prendiamo il suo teletrasportatore. Bel piano! Non serve fare tutto questo. Grazie al mio tablet posso azionare l'allarme della Gattomobile da qui. Ops! Bel tentativo, Super Pigiapesti, ma ora fuori di qui! La smetti di giocare con quel videogioco, robot! Al lavoro! Trova l'entrata che hanno usato le Super Pigiapesti per tornare qui! Non preoccupatevi, sto pensando alla nostra prossima mossa! Ops! Scusate, ragazzi! Gufetta, non ci serviva il tablet. Gattobe ce l'avrebbe fatta. È colpa mia, non del tablet. Ho premuto il pulsante sbagliato. Vi prometto che la prossima volta salverà la situazione. Robot, fa la guardia alla porta. Non passerà nessuno. Come facciamo a superare quella grossa lattina sbarraporta? Io balzerò fuori e la tirerò verso i cespugli. Così avrete tempo per prenderla alle spalle e farlo cadere. Non serve. Il mio tablet può controllare i robot. Devo solo accedere ai suoi sensori di controllo. Aspetta, Gufetta! Fatto! State a vedere! Che sta succedendo? Perché Robot sta usando la base come un grosso tamburo? Fatelo smettere! Jackie Guizzanti, Gufetta, che stai facendo? Questa è una catastrofe! Su, fermiamo! No, c'è qualcosa che non va con i sensori del robot! Dovrebbe essere semplice, tenete duro! Queste palline non sono solo grosse. La mia nuova formula le ha rese anche rimbalzanti. Così sono ancora più diaboliche. Cosa vuol dire non abbastanza diaboliche? E voi avete un'idea più diabolica? Staremo a vedere. Palline all'attacco! Mentre voi pensate le altre due! Io ho un'idea migliore! Aspetta, devo fare il mio miglior salvataggio, ricordi? Eccolo qua, Super Gatto Balzo! Qualche pallina non è fenomenale, ma fermarne una così grossa, sì! Questa entrerà di certo nel libro dei record! Attento, Gatto Boy! Oh no, la mia Gattomobile! L'avevo appena lavata! Cosa significa flop epico? Non voglio ascoltare le vostre ridicole idee! Sono io il malvagio! Faremo le mosse super diaboliche a modo mio! So che il piano non ha funzionato, ma il prossimo funzionerà! Non ho ancora finito, Super Pigiapesti! Vedrete! Qualcosa non ha funzionato nel mio super salvataggio! Non pensare alle tue super mosse, Gatto Boy! Dobbiamo portare a termine la missione! Ma questa è la mia grande occasione per fare delle cose da supereroe! Ora tocca a voi! Dobbiamo trovare un riparo, presto! Ehi, ragazzi, aspettatemi! Io non so né volare né correre veloce! Jacko, attento! Super Gatto a velocità! Bene, Jacko, ecco il piano! Mentre io e Gufetta distraiamo Romeo, tu prendi il suo raggio. Che cosa? Ma non so né saltare né volare! E se non ci riesco, magari potrei recuperare la nostra base imparando a volare! Oh!
Mi preparo per decollare! Gekko, che cosa fai? Eh? Vuoi provare a volare, eh? Ecco, forse un genio può aiutarti. Mancato! Hai preso solo le mie ali! Wow! Ora sì che posso volare! Ma non nella direzione in cui voglio! Ragazzi, aiuto! Vai, gufetta! Tieni duro, Gekko! Sto arrivando! Grazie, gufetta! Figurati, ma volare non è la scelta giusta! Perché non hai usato il mimetismo? Il mimetismo? Davvero? C'è sempre un modo per risolvere i problemi. Oh! Che succede? Ti ho presa, Pennuta! Ecco che succede! Finalmente, una via per scendere! Non ci arrivo! Usa le ali per contrastare la forza antigravitazionale! Sono troppo leggera! Non riesco a controllarle! Un super pigiamino a terra! O meglio dire, in aria! Ne mancano due! Dobbiamo sconfiggere Romeo e salvare Gufetta! Io vado dietro a lui! Tu salva lei! Super gatto balzo! Ma io non ho i poteri adatti! Guardate che strani muri di auto! Sento un rumore provenire da quella parte! Ok, andiamo a controllare! La mia gatto mobile! Che stai combinando, Romeo? Come hai fatto a rubare i nostri super veicoli? Facile! Stavo usando il mio meraviglioso elettromagnete per prendere alcune di queste comuni auto, quando ho attirato anche i vostri veicoli. Romeo, non avresti dovuto prenderli. Oh, è per questo che state usando quelle sciocche biciclettine? Come? Chi? Io? Ora non piangere! Senti, Romeo, non puoi andare in giro a rubare auto. E certamente non puoi rubare i nostri super veicoli. E comunque perché ti servono tutti e tre? Non so, li proverò tutti e tre e terrò il migliore. Potrete riprendervi gli altri dopo che saranno stati ridotti in una frittata. Come? Ambarabacicicocco, quale veicolo sceglierò? Aha! Il mio gufoliante! Svelti, seguiamolo! Aspetta, non ce la faremo mai con le nostre bici. Se recuperiamo la mia gatto mobile, potremmo usare quella. Ecco! Questi dovrebbero essere i comandi del magnete. Non sappiamo come funzionano. Che faremo se schiacciassimo i nostri veicoli? Già, andiamo con le biciclette. Forza, ci sta sfuggendo! Non prenderemo mai Romeo con queste. Sì, invece. Volerò la sua e lo farò scendere. E tu con la tua gatto velocità trascinerai la bici di Gekko. Giusto. Così afferrerò il gufagliante con la mia super forza. Sì! Gatto boy! Questa bici non può lanciare palle appiccicose né ruggire spaventosamente. Io ritorno alla gatto mobile. Che ne sarà del piano? Fatto a prenderla se ancora da noi. Ecco, voi non sarete mai dei geni come me. Quando ho inventato la mia macchina moltiplicatrice, l'ho usata per moltiplicare se stessa. Ed eccola qua. Hai moltiplicato la macchina moltiplicatrice. Moltiplichi i robot. Jackie Guizzanti, dobbiamo prendergli subito la macchina. Ecco, ho un'idea. Io mi avvicino in volo e la prendo a Romeo. Quindi Gatto Boy la passo a te, tu la dai a Gekko e poi... Io disattivo il quadrante luminoso e la spengo. Preparatevi per i miei muscoli da Super Gekko! Il ruggito gatto mobile! Manda in tilt gli apparecchi elettronici! Aspetta! È ora di fare più robot! E con questo siamo a 4! Dai, ruggito! Ops! Grazie, mi aiutate a ingrandire il mio esercito di robot! Ne vuoi così tanti? Sì, esatto! Così il mondo intero farà quello che dico io, finalmente! E se non vogliamo? Allora i miei robot vi prenderanno e poi vi terranno appesi per un po'! Se i robot faranno così, tutti obbediranno agli ordini di Romeo! Ok, torniamo al piano! Palle di pelo, fuoco! Ah!
bene, seguiremo il piano solo noi due. Dove sarà la macchina moltiplicatrice? Vista gufetta! Eccola! No! Ridammela subito, sciocchina volante! E il pulsante si è incastrato! Non lo smette più di lanciare! Ah!